ci troviamo al Lido di Venezia, pronti per questa edizione del Memorial Amedeo Chimisso. Di nuoto circa un miglio la distanza da percorrere. Siamo all'imbarcazione della Guardia Costiera di Venezia, ausiliaria. Allora attendiamo il momento del via. Vediamo una quarantina agli atleti in acqua. Siamo pronti? Dobbiamo aspettare il via. Pare che siamo partiti e allora seguiamo la partenza. Sempre facili concitate al momento della partenza, naturalmente. Siamo di fronte al mitico Hotel Excelsior, più a destra il Palazzo del Cinema, dove si tiene la mostra del cinema. Sarà i primi di settembre e già ci sono i preparativi in corso. Oggi 4 agosto c'è un'altra gara importante, che è l'attraversamento a nuoto dello Stretto di Messina, dove sono impegnati dei nostri amici Alessandra Loro, Cinzia Rampazzo e Gianfranco Natoli, per una buona causa di beneficenza. Questa invece giornata è dedicata alla memoria di un grandissimo atleta veneziano della Giudecca, Amedeo Chimisso, organizzata da tutti i suoi fratelli. Sono 8 fratelli, 9 credo, comunque Roberto essenzialmente è l'atleta che ha preso il posto anche dal punto di vista natatorio, essendo poi diventato un grandissimo campione anche Roberto, soprattutto nel dorso. Lo vedremo più avanti, lo avremo a bordo. Intanto vediamo anche nell'altra imbarcazione Luca Ginetto della RAI, che segue con gli operatori la manifestazione. Ci siamo proprio davanti alla... Ecco la testa, vediamo una ragazza, ci sembra, ma almeno il costume è intero. Poi vedremo... Ah no, è un ragazzo, però il costume è intero, quindi non è facile adesso individuare tutti, però sappiamo che ci sono moltissime ragazze che fanno questa disciplina, questa specialità, con tanto interesse, tanta passione. Lido di Venezia, una bellissima giornata. Mare perfetto, condizioni del mare non sono le stesse che, come dicevamo, incontreranno i nostri amici nella gara che dicevamo dello Stretto di Messina. Lì abbiamo sentito proprio ieri Alessandra Loro, hanno grandi difficoltà con le correnti, in quanto addirittura nuotando contro corrente non si riesce addirittura neanche ad avanzare. Infatti la gara in questione si svolgerà dalla Sicilia verso la Calabria, cioè seguendo l'Italia. Qui invece non abbiamo problemi di corrente per il momento, non vediamo così, vediamo comunque molti spettatori. Questa è la zona poi dell'arrivo, vedete, questa nella zona dell'arrivo già molto pubblico, ovviamente tanti amici, parenti di chi è impegnato nella gara di nuoto, circa 1800 metri, un miglio marino, un pochino meno, ci diceva Roberto Chimisso, che dovevamo avere a bordo, ma credo che nella concitazione della gara, della partenza meglio, non è riuscito a raggiungerci. In questo punto dovevamo trovarci qui, vedete già molto distacco tra il primo atleta in questo momento, circa 20 metri di distacco. Sembra molto
ecco, controlla la direzione, sembra molto tranquillo, una bella nuotata. Non ci sono neanche problemi di protezioni particolari. Non so com'è la stagione, capitano, com'è la situazione delle meduse qui al Lido. Non sono grossi problemi. Non ho sentito ancora di... Non li abbiamo, quindi insomma, a differenza ovviamente di altri mari nel Tirreno in particolare, dove questo fenomeno è abbastanza rilevante. Esistono anche dei prodotti che servono proprio per difendere la pelle, addirittura dicono sia proprio repellente per la medusa, ma la medusa credo che abbia pochi sistemi per valutare se l'oggetto che ci para davanti è repellente o meno. In ogni caso, anche per le protezioni dovremmo avere il numero 4, non abbiamo il nome, però abbiamo individuato. Ricordo che c'è il servizio cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi della sezione di Venezia, tutti gli atleti hanno un chip, quindi una cosa veramente particolare, un braccialetto che si riesce anche a notare al polso destro dell'atleta che qui stiamo inquadrando. Ormai dovremmo essere abbastanza vicini, diciamo circa metà gara, possiamo definirla così, circa 800 metri, 900 metri indicativamente fin qui percorsi, perché abbiamo già in vista la boa. Intanto vedete in lontananza, bellissima questa inquadratura con l'Excelsior, gli atleti che nuotano e l'arrivo inquadrato nella zona dove c'è quella piattaforma sul pontile, è un pontile non utilizzabile per scopi marittimi, diciamo così, ma più che altro per scopi balneari. Tanto dalla regia mi confermano che la diretta sta proseguendo, qualche piccola mancanza di segnale, siamo ovviamente con mezzi autosufficienti, diciamo così, nessun collegamento a terra. Vediamo il distacco tra il primo atleta e gli altri, vedete c'è ormai una cinquantina di metri, piuttosto ormai un serpentone, una colonna, però abbiamo, diciamo così, potenzialmente per la seconda posizione, visto che ormai per la prima c'è stato, diciamo, questo allungo dell'atleta che sta tenendo per il momento la testa della gara. Ricordiamo però che insomma siamo sempre in una condizione di mezzo fondo, chiamiamolo così, perché supera questa distanza, comunque supera qualsiasi distanza che si tiene in piscina, in quanto la distanza maggiore è 1500 metri, qui siamo intorno ai 1800 metri e quindi la fatica si può sentire, però ci sembra che ci sia molta sicurezza in chi è davanti. Sentiamo dalla canoa invece tanti consigli per qualche atleta, abbiamo anche due atleti disabili, una non vedente e un atleta con una disabilità un braccio, che sono impegnati nella gara di oggi, atleti che poi conosceremo nella seconda parte della nostra diretta televisiva web, perché avremo modo poi a terra di intervistare tutti i protagonisti di questa giornata, che ricordo è una memoria, 18ª edizione, anche se ormai sono passati 40 anni da quando Amedeo Chimisso assieme alla nazionale italiana di nuoto, intanto bellissimo questo momento in cui c'è un cormorano che fa da spettatore, che sta tenendo d'occhio la situazione, magari dice si muove qualche pesce e lui pronto a approfittarne. È molto attento, si vede, segue con molta attenzione. Attenzione, perché siamo ormai vicini alla boa gialla. La boa gialla è quella che ci interessa, quindi non sarà una boa, un vero giro di boa, nel senso che comunque è già superata la metà della gara. Dovremmo avere Roberto proprio a bordo del pattino rosso, Roberto Chimisso, ma credo che poi lo potremo intervistare dopo, non so se lui è molto lontana dall'inquadratura. Intanto il primo atleta sta cominciando a pregustare . Abbiamo delle segnalazioni, sono tre barche di assistenza da parte della
varie costiere ausiliarie. Allora abbiamo Roberto Chimisso sul pattino bianco, ci avvisano. Intanto allora vediamo questo giro di boa, aspettiamo un attimo così vediamo solo il passaggio alla boa, mancherà meno della metà gara. Ecco il primo atleta, la boa gialla, giro di boa. Eccoci qua, stiamo arrivando, sai qua c'è bianco? Sì, eccolo qua. Bene, allora adesso andiamo anche a recuperare Roberto. Tanto vedete là in fondo c'è insomma tanta strada, tanta acqua ancora per molti atleti che ovviamente non hanno l'hanno presa diciamo con uno spirito molto sportivo questa occasione. Ecco Roberto bordo del pattino, lo vediamo con la maglia bianca. C'è anche un altro grande amico e grandissimo campione di motonautica, Maurizio Darai, che fa parte dello staff dell'organizzazione. Ecco Roberto sulla sinistra, organizzatore di questa memorial, e Maurizio Darai insieme a lui. Com'è ragazzi, tutto a posto? Buon, vi aspettiamo a bordo. Era solo colpito avanti appena appena, perfetto. Buon, basta. Ok, vai Roberto, vai. Anche se è un marinaio del Laguna Roberto, eh. Eccoci, vieni qua Roberto, ci sediamo. Maurizio resta a bordo. Vieni dopo. Eccoci qua. Allora Maurizio, dopo ci vediamo. Grande campione Maurizio Darai, eh. Sì, Maurizio senza dubbio è stato quattro volte campione del mondo e non è da poco, insomma qui a Venezia ne abbiamo ben pochi di questi ragazzi che sono stati campioni del mondo, a parte che ultimamente c'è Montavoci, Giampaolo Montavoci, che ha vinto un altro campione del mondo nella motonautica, che ha vinto il mondiale qualche anno fa. Non mi importa, noi registriamo. Allora Roberto, un'occasione, parliamo di un altro grande campione che è Amedeo, tuo fratello, che ormai è una quarantina d'anni che ci ha salutato. 40 più anni, dal 66 sono passati 47 anni che è mancata dalla tragedia di Brema. Ma cosa capitò lì? Lui era... uno degli atleti di punta, era campione italiano di dorso, era a queste gare a Brema nel nord della Germania, e cosa successe? Sì, lui era la sua prima convocazione in nazionale per quanto riguarda il nuoto. E Amedeo era venuto a Padova a nuotare perché a Venezia non c'erano le piscine, c'erano soltanto le piscine della laguna. Un attimo, faccio una prova al microfono perché abbiamo qualche problema col microfono. Va bene, io lo vedo muovere. Allora, non abbiamo tanto vento, possiamo farlo anche senza protezione. Dicevamo? Sì, come stavo dicendo, che a Venezia noi le piscine all'epoca ci mancavano e Amedeo ha dovuto andare a Padova per allenarsi perché era abbastanza forte, ma non era allenato tutto il periodo dell'anno, era allenato soltanto i 4 mesi d'estate. Poi è andato a Padova e a Padova è uscito fuori subito, ha dato i suoi migliori risultati e è andato in nazionale. E con la nazionale di nuoto lui, prima della partenza per Brema, aveva fatto la miglior prestazione italiana sui 200 misti.
Ecco, quindi era un mistista, io lo ricordo perché eravamo piccoli, anch'io nuotavo alla Larinantes, Patamio, e noi avere lì la nazionale italiana con tutti questi grandi nomi, questi grandi atleti che purtroppo sono scomparsi, è scomparsa una generazione, ci sono voluti 10-15 anni per ristrutturarla e sostituirla. Sì, come stavi dicendo tu proprio, ci sono voluti parecchi anni, infatti dopo la scomparsa dei nostri atleti azzurri di Brema ho iniziato anch'io a nuotare a Padova. Infatti tu l'hai fatto un po' come sfida, è una cosa che abbiamo ricordato sempre con grande piacere. Tu, insomma, tutto sommato siete 8-9 fratelli, quanti siete? E insomma hai preso a nuotare proprio per sfida, per riuscire a dire vabbè, quello che non è riuscito a fare mio fratello provo a farlo io, e sei anche riuscito anche abbastanza bene, diciamo. Sì, è vero, come dicevi tu, siamo riusciti, sono venuto a Padova dopo la tragedia di Brema e mi hanno accettato. E nel giro di un anno o due sono riuscito a entrare con la nazionale giovanile, poi sono entrato nella nazionale A e abbiamo portato a termine dei buoni risultati sia in nazionale che ai campionati nazionali. Sì. Allora guarda Roberto, questo atleta sta chiudendo la sua prova, quindi abbiamo concluso quasi il miglio marino, ci spiegavi che è un pochino meno perché ci sono dei problemi su un pontile di pericolo, diciamo, legato ai mitili, alle cozze che sono attaccate al pontile. Intanto però questo ragazzo sta arrivando, sta guardando, sta prendendo la mira, vediamo se prende, non è così facile. Però abbiamo anche tanto pubblico, ora la nostra regia sta inquadrando, allora è una soddisfazione. Quanti atleti hai avuto oggi? Erano una settantina di atleti partecipanti, è abbastanza, sì, diciamo che può andare bene una settantina di atleti a questa manifestazione qua al nostro livello, anche perché non siamo bene organizzati, ci vorrebbe più persone che ci stesse dando una mano, perché da solo qua sto facendo tutto io da solo e ho qualche amico che mi aiuta, ma come il resto... Vabbè, insomma, come sempre, se si vogliono ottenere dei risultati bisogna sudarseli anche nell'organizzazione, però diciamo dai, abbiamo questa prima esperienza di diretta web, abbiamo Luca Ginetto con la Rai, insomma anche come copertura mediatica vuol dire che si capisce un po' di più, insomma, l'importanza di questa manifestazione, che non è solo un momento sportivo, è anche un momento di ricordo di Amedeo, che non c'è più ma che sarebbe con noi sicuramente oggi a organizzare questa bella gara. Sicuramente sì. Lotta comunque all'arrivo, attenzione, non riusciamo a vedere bene. Penso ci siano anche delle ragazze in mezzo. Attenzione perché qua ci si gioca il secondo posto. Intanto vediamo che chi è arrivato primo sta segnalando. Allora, cosa dici? Sì, è una bella gara questa qua. È un bel gruppetto di ragazzi molto forti che non so da quale società vengono, perché da qua non so distinguerli. Dopo li vedremo alla premiazione. Abbiamo detto che hanno un chip, è una cosa abbastanza nuova per il nuoto, avere il chip nuotando, viene rilevato poi all'arrivo il passaggio grazie a questo transponder, questo sensore. Sì, sì, è una cosa nuova che non è uscita da molto tempo e la stiamo sperimentando noi qua al Memorial Amedeo Chimisso e vedo che va molto bene. Abbiamo ricordato che il servizio cronometraggio è a cura della Federazione Italiana Cronometristi della sezione di Venezia, che sono molto specializzati nel nuoto, l'abbiamo visti anche al Trofeo Città del Santo a Padova e recentemente a metà luglio. E la realtà oggi legata al nome di tuo fratello, c'è una piscina, ci sono corsi di nuoto, tu insomma segui anche questa, la tua attività. Sì, sì, alla piscina dove noi siamo nati, alla Giudecca, a Sacca Fisola, è la piscina intitolata a piscina comunale Amedeo Chimisso, però la maggior parte delle persone non la conoscono come Amedeo Chimisso, la conoscono come piscina di Sacca Fisola. A me invece farebbe piacere che tutti dicessero andiamo alla piscina comunale a Chimisso, sarebbe molto più... Ma insomma dai, secondo me lo sanno perché io vedo che comunque c'è
tanto amore ancora nei confronti di tuo fratello? No, molte persone mi dicono che non lo sanno e mi sembra impossibile una piscina che è da più di 20 anni. Siamo un bel cartello fuori, un bel bandierona, un bello standardo, sì, con la foto di Amedeo. C'è scritto fuori a piscina comunale Amedeo Chimiso, c'è scritto, però molto probabilmente non lo leggono. E... Vabbè, allora ragazzi, ricordatevi questa cosa, abbiamo la piscina comunale della Giudecca. Io, a proposito della Giudecca, voi siete la Giudecca, io mi ricordo quando venivate a nuotare, c'era un po' questa vostra nuotata che era un po' da laguna, eravate un po' scomposti, diciamo così. La nostra scuola nasceva, era una delle scuole più importanti sportivamente, ricordiamo dalla Novella Caligari sin poi, ma tantissimi campioni olimpionici, da Bellon, Rampazzo, la Cinzia Rampazzo, che oggi abbiamo già ricordato è impegnata nello stretto di Messina con la traversata. Ecco, voi invece arrivavate dalla laguna, insomma nuotavate un po', però avevate una gran forza, una grande voglia. Sì, infatti quando sono venuto a Padova per la prima volta hanno detto sì, è forte come velocista, però non ha stile. E lo ha mal. Non ha stile. C'era Bubi Dennerlein, Costantino Dennerlein, detto Bubi, che ci ha allenato io. La Novella Caligaris in particolare e Alberto Castagnetti, ricordiamo che Alberto era della CT della Nazionale, eravamo noi tre i punti della Rarinante Spatavium dell'epoca. Io mi ricordo Spangaro, Pangaro, tutti questi grandi nomi, questi grandi atleti che hanno fatto poi la storia del nuoto e ricordiamo varie olimpiadi, varie così. Ma insomma tu però sei stato un po' stimolato, cioè cosa è successo nella tua famiglia quando è successo questo disastro insomma con Amedeo? Perché immagino sia stata una tragedia nella tragedia. È stata dura da mandare giù e per me è come fosse stato l'altro giorno la tragedia che fosse successo, ma anche i miei genitori che ormai non ci sono più da anni, per loro non si sono mai rassegnati, per loro Amedeo era sempre vivo, era sempre, perché mia mamma per esempio tutti lo sanno che andava tutti i giorni al cimitero a portare i fiori freschi e ancora adesso, perché c'è uno dei miei fratelli più vecchi, abbiamo incaricato di tenere sempre la tomba di Amedeo viva con i suoi bei fiori bianchi. Ti commuove questa cosa, immagino, perché nonostante siano passati questi anni, poi quando si ha un fratello così che aveva anche espresso dei valori sportivi, dei valori di vita, poteva essere un riferimento, è un grande peccato ancora di più che non ci sia, che non abbia potuto, poi insomma ricordiamo che era comunque giovanissimo perché era alle prime esperienze e abbiamo avuto insomma modo di ricordarlo in tante occasioni e quando anche una persona così cara, ma che ha anche un ruolo importante, sociale, sportivo, viene a mancare un po' per tutti, non solo per la famiglia. Ecco, e com'è nata questa cosa di dedicargli un trofeo? Mi pare siamo alla 18ª edizione, quindi abbiamo aspettato un po' di tempo. Sì, precisamente è la 17ª Memorial. Infatti io ho iniziato a fare questo memorial perché ho visto che le società che sono a Venezia e anche fuori Venezia non hanno mai fatto un memorial a Amedeo Chimiso. Allora, passando con gli anni, ho detto qua, se non la fanno loro devo decidermi di farla io, se non la faccio in una piscina devo farla in mare, è l'unica posizione che ho libero spazio per poter organizzare e fare. E così l'abbiamo fatta e la stiamo portando avanti abbastanza bene, spero nel futuro sia sempre più numerosa e che vada sempre tutto bene come oggi credo che stia andando molto bene, perché il tempo è a nostro favore per il momento. Vabbè, insomma ormai siamo quasi alla fine, allora Roberto facciamo che adesso la nostra intervista la chiudiamo qui, poi noi ci vediamo a terra perché ci saranno le premiazioni, avremo modo di conoscere anche alcuni dei protagonisti, abbiamo due atleti disabili, abbiamo ricordato, una ragazza non vedente, un atleta che ha un problema legato alla mobilità di un arto, sì. E intanto seguiamo gli ultimi arrivi e fra poco ci vediamo a terra. Senz'altro. Ciao. Ciao, ci vediamo. Ciao.